Oggi affronteremo un argomento che riguarda proprio tutti: come ripulire le acque, ma anche la sentina della barca, dagli idrocarburi. Alessandro Taini è il cofondatore di una società che ha brevettato un prodotto straordinario. Vediamo di cosa si tratta. Questo prodotto che abbiamo brevettato si chiama FoamFlex 200, è una spugna, quindi è un poliuretano, ha delle caratteristiche idrofobe ed oleofile, quindi semplicemente respinge l'acqua, assorbe tutte le tipologie di idrocarburi, quindi diesel, petrolio, olio di GV40, olio motore, qualsiasi tipologia di olio e idrocarburo viene assorbito dal prodotto per circa 30 volte il proprio peso. Poi il prodotto può essere strizzato, l'olio può essere recuperato senza l'acqua e la spugna può essere riutilizzata fino a 200 volte, quindi con un chilogrammo di questo materiale si può arrivare a recuperare integralmente fino a 6 tonnellate di idrocarburi. La prima volta che ho avuto fra le mani questo FoamFlex 200 ho capito subito che si trattava di qualcosa di eccezionale, non soltanto per chi vive il mare, per chi va in barca, ma anche per le officine, per i distributori di carburante, per i cantieri. Stiamo vedendo le immagini di quello che poteva essere un grave disastro ambientale, lo sversamento di idrocarburi che è stato però brillantemente risolto attraverso il prodotto brevettato da Test One. Sentiamo dalla voce di Alessandro Taini che cosa è successo alle Canarie. Il caso delle Canarie è stato il primo nostro vero caso pratico, il primo caso pratico su larga scala di utilizzo della nostra tecnologia. Con la nostra spugna abbiamo consentito un intervento che ha ridotto notevolmente i costi, ha ridotto notevolmente i rifiuti generati, ha incrementato di oltre il doppio la percentuale dell'olio recuperato rispetto a metodi tradizionali e, giusto per farvi un esempio, in 2 giorni 8 persone senza previa formazione né in disastri ambientali né nel nostro materiale hanno recuperato 54 tonnellate di idrocarburi dal mare senza acqua. E il mare, alla fine dell'intervento, è tornato al suo stato originale, quindi è stato completamente ripulito. Ci sono situazioni fortunatamente meno gravi di questa, ma purtroppo più frequenti. Ad esempio, mentre siamo dal distributore che stiamo facendo rifornimento di carburante, potrebbe cadere qualche goccia in barca e poi finire in mare, o durante il rabbocco di olio al motore. Bene, adesso sappiamo come risolvere queste situazioni. Anzi, abbiamo preparato un piccolo esperimento e Alessandro ci fa vedere come funziona FoamFlex 200. Appoggiamo la spugna sull'acqua. La spugna è idrofoba, non assorbe l'acqua. E adesso procediamo con lo sversamento dell'olio. Ce n'è anche una discreta quantità. Guardate che disastro stiamo compiendo. Fortunatamente in una bacinella, non in mare. E adesso proviamo l'efficacia di questo prodotto. L'olio lentamente sale all'interno di FoamFlex 200. Cominciamo a vedere cosa abbiamo raccolto fino adesso. Ad ogni passata l'olio all'interno della spugna aumenta. Procediamo alla prima strizzata. Pensate che potete riutilizzare la stessa spugna fino a 200 volte. Ecco, esce solo olio. E ora completiamo la pulizia. Non ha importanza da quale lato si utilizza la spugna. La
strizzatura è una fase spettacolare, dà proprio l'idea di come ha lavorato la spugna. La spugna resta a filo della superficie d'acqua, senza affondare, ed ha quasi completamente pulito l'acqua. Erano rimaste delle gocce sul fondo, ma con la spugna le abbiamo raggiunte e le ha assorbite. E così come nell'acqua non c'è traccia di olio, nell'olio non c'è traccia di acqua. Alessandro è anche un fan di The Boat Show e per i nostri amici diportisti ha preparato qualcosa di dedicato. Questo è Ocean Cleaning Kit, nasce dalla tecnologia della spugna di FoamFlex 200 per i grandi disastri ambientali. Troviamo all'interno una pratica bag per stoccare comodamente la spugna e il materiale nella nostra barca. Ovviamente un piccolo libretto di istruzioni. Due spugne che possono essere lasciate anche in sentina e possono recuperare l'olio senza dover utilizzare altri metodi molto più scomodi. Dei guanti ovviamente per non sporcarsi le mani. Un panno molto più sottile che possiamo tagliare in qualunque modo per recuperare e pulire qualsiasi parte dell'imbarcazione o perché no anche il mare. E delle pratiche bag dove possiamo stoccare semplicemente la nostra spugna sporca per non ovviamente sporcare la nostra imbarcazione. Ermetiche per poi portarla al porto, al centro di raccolta oli. In laboratorio Test One ha provato l'efficacia di questa spugna anche su vari idrocarburi. Abbiamo svolto in laboratorio numerosissimi test su una serie indefinita di idrocarburi a partire dal petrolio di diverse zone geografiche del mondo, quindi anche con caratteristiche molto diverse, su oli come il 10W40, sull'olio idraulico, sull'olio motore, addirittura sull'IFO 380, quindi il carburante delle navi, estremamente denso, estremamente difficile da recuperare, anche su altri idrocarburi come il gasolio, e su tutti abbiamo avuto dei risultati sorprendenti, ovviamente con differenza per quanto riguarda i tempi di assorbimento e la quantità assorbita, ma comunque su tutti dei risultati sorprendenti della resa del nostro prodotto, per quanto riguarda la resa della nostra tecnologia. D'ora in poi porterò questo prodotto in barca insieme alle altre attrezzature di bordo e se per caso mi imbatterò in una chiazza d'olio mi fermerò qualche istante per ripulire il mare. Sarebbe meglio fare attenzione a non sversare nulla, ma se dovesse succedere possiamo rimediare.